Sono state da poco pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità le nuove linee guida per il trattamento del colangiocarcinoma, una neoplasia silenziosa spesso caratterizzata da sintomi generici come ad esempio dolore addominale, perdita di peso, nausea, un generale senso di debolezza e stanchezza che possono essere facilmente sottovalutati o confusi con quelli di altre patologie. Pubblicare delle linee guida condivise da tutte le società scientifiche di un'area, come nel nostro caso l'area gastroenterologica, è estremamente importante, perché definiscono quella che è la nostra condotta sia in termini di diagnostica, sia in termini di stadiazione del tumore, sia in termini di approccio terapeutico. Nell'ambito del colangiocarcinoma, le linee guida appena pubblicate sul Sistema Nazionale di Guida dell'Istituto Superiore di Sanità definiscono proprio queste e quello che dovrebbe essere il nostro comportamento ideale, evitando delle pratiche che non sono di impatto clinico, perché la forza di queste linee guida è proprio di essere delle linee guida di rapida applicazione nella pratica clinica quotidiana. Quindi quello di evitare degli errori nella indagine che noi facciamo nella gestione del paziente è quello di utilizzare le metodiche sia diagnostiche che di staging, che di terapia, che hanno migliore possibilità di successo. Quindi la forza di queste linee guida è proprio di delineare passo per passo quello che è il comportamento suggerito per la pratica clinica quotidiana. Il fatto che nella stesura di queste linee guida hanno partecipato associazioni di pazienti dà ulteriore forza alle linee guida. Si tratta purtroppo di una patologia in costante crescita. I nuovi casi in Italia sono aumentati del 14% in 5 anni, da 4.700 nel 2015 a 5.400 nel 2020. Secondo uno studio multicentrico condotto negli Stati Uniti, la previsione è che tra circa 10 anni, insieme ai tumori del pancreas, i tumori primitivi del fegato e delle vie biliari supereranno in termini di incidenza i tumori più comuni, come quelli di colon e polmone. Il guaio di questo tumore è che purtroppo la diagnosi nella stragrande maggioranza dei casi è tardiva, per cui si arriva alla diagnosi quando almeno il 60% dei pazienti non possono subire l'unico trattamento efficace che è la chirurgia resettiva. Perché si arriva così tardi alla diagnosi? Si arriva perché questo tumore dà segno di sé solamente nelle fasi tardive. Quindi nella forma intraepatica solamente quando si è così diffusa nel fegato da cominciare a dare dei sintomi che sono rappresentati da dolenzia addominale o che sono rappresentati da dimagrimento, da astenia oppure addirittura da ittero, ma qui nella forma intraepatica viene veramente una fase molto ma molto tardiva.